scusa. Dopender. Pool. Dead. Benvenuti guardiani con un nuovo video, questa volta uno dei tanti video che vi avevo promesso ultimamente, ovvero le 5 curiosità su Deadpool. Non sarà un video dove dirò la mia sul film o la mia su cosa ne penso del film eccetera eccetera, ma sono proprio le mie 5 curiosità su questo film, su Deadpool. Partendo proprio dalla prima. Nella storia ipotetica, Wade, ovvero Deadpool, dopo essere impazzito del tutto, inizia a sterminare ogni singolo eroe cattivo dell'universo Marvel. Alla fine esce dal fumetto e minaccia gli autori della Marvel ed il lettore stesso dicendo: ti troverò molto presto. Forse penserai, il mio ragazzo diceva che era un film di supereroi, ma quello in tutina rossa è infilzato l'altro come un pollo allo spiedo. Sorpresa? Questa non è la classica storia di supereroi, ma per capirlo dobbiamo tornare a prima che mi strizzassi le chiappe in una tuta di spandex. Ryan Reynolds e l'amore per Deadpool. Il costume originario del film aveva all'interno uno strato di muscoli finti, ma è stato rimosso perché la forma fisica dell'attore era già perfetta di suo e non necessitava di imbottiture. Ryan si è trovato talmente bene dentro la sua tuta che ci è andato spesso in giro, anche per visitare alcuni bambini malati con la fondazione Make-A-Wish. A fine riprese è andato via ancora vestito da Deadpool, portandosi dietro il costume, quindi come ricordo. La terza curiosità la possiamo chiamare la previsione. Il fumetto aveva previsto tutto. Nel lontano 2004, in un numero della serie Cable e Deadpool, l'antieroe definisce se stesso un incrocio tra Ryan Reynolds e uno Sharpay. E poi, nessuno si è fatto male! Quello era lassù prima che arrivassimo qui. 4. Ryan ha già dichiarato che Deadpool sarà l'ultimo personaggio dei fumetti che interpreterà. Ci sarà quindi per il sequel Deadpool 2. Analizziamo il cast. Morena, o alias Vanessa, fa parte del cast della serie TV Gotham. Alle selezioni aveva partecipato anche Olivia Munn, che ha rimediato una parte nel prossimo capitolo di X-Men. TJ invece era già comparso in Transformers 4 e compare tra i doppiatori di Big Hero 6. Mentre per Gina Carano, la ricordiamo nel sesto capitolo di Fast and Furious. Queste sono state le mie 5 curiosità, le più interessanti che ho trovato nel web, che volevo portarvi. Spero che il video vi sia piaciuto e interessato. Fatemi sapere se siete andati al cinema a vederlo, scrivete anche un vostro parere qua sotto, così magari mi divertirò a rispondervi e a leggere le vostre opinioni. Qua è Morty, bella per tutti, buona caccia guardiani. Oh, inscopabile. La tua faccia sembra che ti abbiano innestato la pelle delle chiappe di un troll. On you.